Questa volta il messaggio arriva forte e chiaro anche dalle scuole. Con la salute non si scherza e l'ambiente minacciato dall'inquinamento va salvaguardato con ogni mezzo a disposizione. È un fiume di gente, soprattutto bambini con i loro insegnanti, quello che scorre per le vie del centro di Barletta chiedendo a gran voce garanzie per il proprio futuro, sempre più messo in pericolo dalla presenza di industrie insalubri nel tessuto urbano. A promuovere il corteo, che ha concluso il suo percorso davanti al comune di Barletta, il comitato Operazione Aria Pulita BAT, che da mesi denuncia i pericoli per la salute pubblica connessi alle gravi criticità ambientali del territorio. Vogliamo dire che abbiamo bisogno di aria pulita, vogliamo dire che queste aziende insalubri non possono più, diciamo, agire così, vogliamo dire che la gente adesso si è svegliata, quindi c'è una coscienza sociale che parte dal basso, dai bambini. Vogliamo ringraziare soprattutto le insegnanti, vogliamo ringraziare anche i dirigenti che hanno autorizzato questa manifestazione per il lavoro bellissimo che è stato fatto. Cosa vi preoccupa? Ci preoccupa il tasso di mortalità che è incrementato, diceva il dottor Di Ciaula, del 25% negli ultimi 4 anni, ci preoccupa il tasso di aborti spontanei che è aumentato del 15% l'ultimo anno e sono derivanti anche questi dall'inquinamento, dalle microparticelle PM10 e PM2,5. Bisogna fare un esame epidemiologico, capire quali sono le patologie che affliggono Barletta, da dove partono queste patologie, quindi il nesso causa-evento e poi prendere delle decisioni. Dobbiamo avere vicino la ASL, dobbiamo avere vicino l'ARPA, dobbiamo avere vicino le istituzioni per poter portare avanti questo percorso che è iniziato da poco ma che sta avendo un riscontro incredibile. È una città che deve migliorare il suo rapporto con l'ambiente in ogni suo aspetto, risponde il neo assessore al ramo Antonio Di Vincenzo, che non si sofferma solo sul problema dei complessi industriali presenti in città, ma punta il dito anche contro l'inquinamento prodotto dal traffico veicolare. Sulla cementeria c'è un'inchiesta della magistratura che dobbiamo rispettare, sottolinea Di Vincenzo, mentre sulla falda inquinata di Via Trani il comune è attivo nell'azione di monitoraggio. Abbiamo bisogno sicuramente di mettere al centro della nostra agenda politica la salute dei nostri concittadini, che devo dire non è minacciata assolutamente, ma sicuramente abbiamo bisogno di ragionare un po' sulla città nel suo insieme, su che cos'è Barletta, dove sta andando, che cosa sono ancora le nostre industrie, anche i nostri comportamenti, perché ci tengo a sottolineare che a volte l'inquinamento può essere un traffico caotico e quindi investire nella mobilità alternativa. Coinvolgere i nostri concittadini in scelte molto complesse e difficili, migliorare ovviamente la raccolta differenziata del porta a porta, perché anche questo provoca disagio, inquinamento, sporcizia, e quindi insieme dobbiamo fare un percorso nel riconoscerci, ognuno con le proprie responsabilità, mettendo al centro comunque le istituzioni.